Serata funestata da un drammatico incidente, da un lutto per la comunità di Pojana Maggiore che piange un proprio membro, vittima di uno schianto. Intorno alle 21, un 53enne del posto si trovava alla guida di una vettura Mini Cooper. Non c'è stato nulla da fare dopo il ribaltamento in seguito al violento impatto con il muretto di un'abitazione. L'allarme è scattato poco dopo le 21 sul tratto della provinciale 3, lanciato dai residenti del posto. Di fronte a loro una scena raccapricciante, quella di un'auto accartecciata su se stessa un groviglio di lamiere. Una volta sul posto, i vigili del fuoco di Donigo si sono adoperati per estrarre l'automobilista, che non dava segni di vita. Sarebbe morto sul colpo in conseguenza dei traumi riportati nello scontro con la struttura edilizia. Era impossibile sottrarlo al suo destino per chiunque. Effettuati i rilievi sulla scena dell'incidente, si ipotizzano una distrazione alla guida o un malore. Per mettere in sicurezza l'area e procedere all'irruzione dell'auto sono servite quasi 3 ore di lavoro.